Questa sera a Pole Position tratteremo di costruzioni elettroniche industriali e qui con noi per parlarcene c'è l'ingegner Marco Poloniato. Buonasera e benvenuto. Buonasera a lei e grazie dell'invito. Si figuri, è un piacere. Socio, fondatore e responsabile commerciale dell'azienda Igeco. Esatto. Come nasce Igeco? Igeco nasce nel 2008 dall'intuizione dei suoi soci fondatori che sostanzialmente avevano già un'esperienza pregressa nell'ambito dell'elettronica appunto industriale. E l'azienda nasce con una precisa idea in mente, ovvero sia quella di creare delle piattaforme di monitoraggio aperte e fruibili, quindi un po', se vogliamo, antesignani di quello che è oggi il mondo dell'Internet of Things. Da lì immediatamente il passo è breve e si inizia subito a lavorare su quello che era un mercato emergente, quindi le energie rinnovabili, e negli anni che ne seguono l'azienda appunto continua a muovere i passi in questo settore. Avete cavalcato l'onda, in pratica. Diciamo esattamente così, abbiamo proprio cavalcato l'onda. Però in maniera super positiva, appunto, che ci sia stata questa notevole crescita. Esattamente. Quindi un mercato assolutamente in espansione, l'azienda ha avuto così la capacità appunto di agganciarlo e seguirlo. Le cose sono andate decisamente appunto bene fino appunto alla fondazione nel 2017 di una realtà proprio dedicata, quindi grazie alla sinergia con un partner con il quale già si collaborava, viene fondata una nuova società, Igeco More, che si occupa esattamente appunto del mondo delle rinnovabili. Il percorso poi di crescita continua e arriviamo sostanzialmente ai giorni d'oggi, dove qualche mese fa abbiamo appunto realizzato anche un gruppo, una vera e propria holding, quindi Igeco Group. Beh, allora direi che c'è stata una super notevole crescita, visto che siete riusciti a dividere con focus ben precisi il vostro obiettivo per concentrarvi al meglio. Allora andiamo a vedere un attimino di che cosa vi occupate. Sì, allora come accennavo prima, l'azienda sostanzialmente è in grado di offrire una soluzione, potremmo dire proprio chiave in mano, completa, una vera e propria piattaforma appunto dedicata alla raccolta dei dati e al monitoraggio. Quindi si parte dalla creazione delle schede appunto elettroniche, quello che in gergo tecnico si chiama hardware. Tramite questi dispositivi riusciamo ad acquisire quindi i dati di funzionamento di macchine, sensori e quello che eventualmente il cliente ci chiede. Da lì poi dopo andiamo a scrivere tutto il software e quindi i programmi che servono per far funzionare poi dopo questi dispositivi e la piattaforma, e arriviamo a quello che è un po' il fiore all'occhiello, che è il vero e proprio applicativo cloud, quindi un software as a service, di nuovo come si suol dire, quindi una piattaforma disponibile online in internet dove tutti i dati vengono raccolti, monitorati e quindi gestiti e fruiti poi dopo dai nostri clienti. Un'idea chiara e precisa, in poche parole. Ma siccome c'è stata appunto questa notevole crescita nel tempo, da quando è stata fondata fino ad oggi, la mia domanda è: come avete affrontato il periodo nero? Sì, diciamo che assolutamente grazie appunto a un pizzico di fortuna, ovvero sia se pensiamo a quello che vi raccontavo prima, noi nasciamo nel 2008 proprio nel fiorire proprio di quella che è stata la crisi che negli anni a venire poi dopo ci ha un po' interessato tutti. E la fortuna appunto è stata quella di, tra i vari settori, agganciare appunto il mondo delle rinnovabili, che in realtà in Italia, grazie anche a un piano di incentivazione nazionale, stava crescendo e anche molto. Quindi giustamente, come ha detto lei prima, abbiamo avuto la fortuna di cavalcare l'onda. E poi dopo, quando appunto questo mercato ha iniziato così a sgonfiarsi, la capacità da un lato sicuramente dell'azienda, quindi strumenti flessibili e comunque il saper seguire il mercato ci ha permesso comunque di oltrepassare gli anni quelli un po' più bui, fino appunto al 2016, dove addirittura abbiamo seguito con un'azienda dedicata a quel mondo lì. Quindi un po' di fortuna e un po' di flessibilità e capacità. Beh, la fortuna serve sempre, però anche la capacità di riadattarsi e di guardare certo. Il mercato in che modo si evolve nel tempo è sempre una caratteristica importante. Ma a proposito di caratteristiche, quali sono le caratteristiche principali che vi differenziano dai competitor? Sì, allora, sostanzialmente è proprio questa capacità di offrire una piattaforma completa ed è veramente un punto importante, perché tipicamente i competitor si presentano dal cliente magari con più soluzioni o più aziende, ognuna dedicata a una piccola porzione di quello che è il lavoro che poi dopo in realtà serve al cliente o la soluzione. Igeco viceversa è in grado di fornire appunto una piattaforma completa, quindi siamo un interlocutore unico e questo è molto apprezzato dalle aziende e dai nostri clienti sostanzialmente.
Certo, anche perché comunque i clienti, se rimangono soddisfatti, è sempre un buon punto, anche perché farsi conoscere bene, ma quando è il cliente che dà un feedback positivo e lo fa notare ad altri clienti, è sempre meglio. Io la ringrazio per essere stato qui con noi questa sera, è stato veramente un piacere. Ricordo che qua con noi c'è stato l'ingegner Marco Polignato, socio fondatore e responsabile commerciale dell'azienda IGECO. Grazie mille. A lei, buona serata. E noi non ci spostiamo per conoscere le news dei nostri prossimi ospiti, sempre qui a Pole Position.